Raga, oggi sembra un Mary de Scure Jones proprio piena. Guardate, oggi. Sono con Cremins. Oggi? Sì, solo oggi. Guarda qua, bella. Comunque, buon lunedì, buon inizio vlog. Oggi finalmente vado a farmi queste, perché sono orribili. E quindi Cremins assisterà per la prima volta. Sempre che quella non ci manda a quel paese, perché c'è tipo un incidente e è tutto trafficato e son nera, in poche parole. Quindi speriamo non si arrabbi. E gli ho portato l'uovo di Pasqua per farla rilassare, per fortuna. Avevo questa asso nella manica e niente, vabbè. Ci vediamo dopo, perché io non mi posso vedere, quindi magari là ci stanno le luci soffuse, è buio e sono più decente. Bella arbuglio. Ma raga, ma sono andata in palestra, non gliela posso fare, cioè, vi giuro, sto a morire. Poi oggi mi hanno fatto fare degli esercizi diversi, mi hanno messo più peso, insomma, ogni scusa è buona per dare la colpa alla staffaggia. Esatto. Hai capito? C'ho anche i panni che puzzano qui dentro, li vuoi, Cremins, nel mio salotto? Oh, che carina che sei, mamma mia, c'è sempre qualcosa che puzza dentro la tua borsa. Mamma mia, sì, ho i pedalini. Ho i pedalini, sì. Raga, siamo arrivate, guardate che belle unghie che mi sta facendo Anastasia, cioè io la amo. È una nuova frontiera, molto sobrie. Guardate, anche semplici sono top, però con la polverina così. Io sembro scappata di casa in tutto ciò, quindi non so quanto era positivo essere ripresa. Ecco la scappata di casa, sono tornata dentro casa, olè. Comunque volevo farvi vedere bene le unghiette, cioè guardate che figata. Io le amo. In tutto ciò sono le 7:30, quindi ho deciso di prepararmi la cena e mi mangerò il filetto, questo qui di orata alla siciliana, che è praticamente si può fare al forno, al microonde o in padella. Io lo sto facendo al forno, dietro ci sono tutte le indicazioni, questi sono i valori nutrizionali. E poi ho messo su anche dei pisellini e sto decidendo se cuocermene un altro a parte, perché ho visto che è solo un pezzettino di pesce, quindi forse non mi basta, non lo so, poi sicuramente lo vedrò. Comunque è figo perché ha capperi, patate, olive e piselli, quindi niente, poi aggiungerò quei piselli che li faccio al pomodoro. Prima io li lascio bollire in padella così. Dopodiché, quando sono cotti, li scolo e metto a scaldare un po' di passata senza condirla e poi ci infilo i pisellini, perché comunque nell'acqua dei piselli quando bollono io ci metto un po' di sale, quindi comunque i piselli sono già salati. Le passate, a mio avviso, io compro quelle magari, che ne so, tipo al basilico, così le trovo già salate, di conseguenza non aggiungo altro sale e mi va bene così. E quindi niente, questa sarà la mia cena. Adesso mi vado un attimo a fare la doccia e poi mi metto all'editing dei video, perché appunto è da giovedì che non carico nulla, oggi è lunedì, quindi figuratevi, sono passati tipo 4 giorni, con oggi 5, venerdì, sabato, domenica, lunedì, 4 giorni, quindi domani sarà il quinto, quindi niente, devo mettere su un video e poi spazzerò tutta casa. Insomma, oggi mi tocca, anche perché come vi stavo annunciando, preannunciando, questa settimana veramente non saprò a chi dare i resti, cioè tra un evento che ho figo, tra un domani che verrà una mia iscritta a Roma e quindi ci vado a cena fuori, e tra che appunto devo andare insomma in palestra, a salsa e tutto, cioè raga, non me la posso fare. E niente, vabbè, dai, ci vediamo o dopo o domani a seconda. Allora, eccola qui la cena, si stanno quasi per finire di cuocere, ora li rimetto un po' in forno, volevo solo farvela vedere. E ovviamente a parte i pisellini con la passata. Poi volevo farvi vedere questa, che è la medicina che finalmente mi dovrò iniziare a prendere da stasera per la mia allergia. Finalmente sono andata dal medico, me l'ha prescritta, quindi niente, anche quest'anno si rinizia. Niente, buona cena e ci vediamo dopo. Buon martedì, guardate con chi sono. Modillo, sono orribile, non mi riprendere. Allora, sono orribile, non mi riprendere. Ho staccato da lavoro. Ebbene sì, perché anch'io lavoro. E niente, sto a sparassitare il pranzo da mia sorella nella sua cucina Zop, che lei ha già preparato l'insalata di riso, infatti la amo, cioè la nuova frontiera. E poi niente, pomeriggio mi tocca psicologa e quindi che palle, mi devo pure sbrigare che devo caricare un video. L'amore mio. E lei invece andrà a prendere Valers. Oro, poi solo Wuster la fa praticamente. Amore mio. Ma la confezione è quella, che faccio poi?
Ci stanno anche i peperoni alle olive. Buon appetito, fatti vedere mentre fai un assaggio in diretta. No! Ma no, io mangio solo frutta, ragazzi. Bravo, fai bene. Ma che ti sei? Dai, si stanno pure i capperi, i carciofini. Perché dici che è solo würstel? Sei proprio una capra. Guardate il mio. Allora, ragazze, sono appena uscita dalla psicologa, non mi avete più visto, ma in poche parole sono andata come vi avevo annunciato dalla psicologa. Ora sono uscita e sto andando a Porta di Roma perché mi devo incontrare con una di voi che penso ve l'avevo già annunciato. Comunque, una mia iscritta è venuta a Roma, mi ha chiesto di incontrarci e andremo a cena con Sara e Elisa perché voleva insomma conoscere anche loro, soprattutto insomma. Elisa, che l'avete sempre nelle mie stories, insomma, gli faceva piacere conoscerle entrambe. E in poche parole, quindi ho organizzato un suscino insieme. E però prima mi ci vedo solo io perché si vergognava e sta anche col marito. E quindi niente, ci vediamo a Porta di Roma, così facciamo un po' di shopping. O perlomeno io devo comprare delle cose, in teoria abitalini e leggings per palestra, niente di che, eh. Però tanto con la scusa air makeup ci scappa sempre. E niente, quindi ora sto andando, l'aspetterò, vedete, sto in fermata, se passa l'autobus arrivo. E niente, quindi mo andrò da lei, se riesco ve la inquadro, ve la faccio salutare, anche perché lei ha un canale che parla di cucina, quindi è pure molto brava, e si chiama Lux, i sentieri del gusto, da me l'avete sentita nominare spesso e volentieri. Ecco, è arrivato l'autobus, quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, eccola! Sono nel vlog di Eleonora Manni, non ci posso credere! Ciao, raga! Finalmente l'ho incontrata, come vi anticipavo, e lei è la cuoca molto pro con la cucina, fa delle ricettine zoppe. Grazie! È vero. Mi ha fatto piangere, raga, mi ha No, fatto in realtà lei piangere. mi ha visto e si è Ho commossa, io l'ho pianto. abbracciata, Ma perché dicevo una stai delle mie youtuber calma. preferite, però sono anche la mia preferita, ho detto non ci posso credere, sei venuta! E io sì, beh ovvio, però lo puoi dire che sto alla mano per favore, che c'è una di che Sì, me la no, tiro. non è vero, anzi abbiamo parlato di tutto, veramente di tutto, è una persona meravigliosa, Vabbè, seguitela! mo l'ho pagata per dire Non è queste cose. vero, non è vero, se ne è venuto pure con un sacco di prodotti a regalarmi, non dovevi, mi fai vergognare! Ma te te li meriti, cioè, non ho capito io. Mi Ah, in realtà noi ci sentivamo già da tempo, mesi, 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 mesi. E poi io mi ricordavo il suo nick che mi seguiva tempo fa con un altro nick. sì, perché poi ho preso quel canale, ho cambiato nome, ho scelto la cucina, mi ambito la cucina perché sono nata in cucina. Sono Esatto. cresciuta, vivo in cucina io, e allora E sono quindi come sentieri del niente, io ci gusto. siamo scambiati tipo il numero e da lì abbiamo cominciato a chiacchierare, quindi mo è venuta a Roma, cioè che fai, non la incontri? Eh no, ma insomma io vengo a Roma e non incontro Eleonora Manni, ma E quindi scherzi. niente, mo siamo insieme, andiamo anche a mangiare il sushi con le mie amichette che da oggi Allora ci vediamo diventeranno. dopo. Sì. Ci vediamo dopo con voi. Esatto. Piace, Allora, mamma, ragazzi, andiamo al siamo. mio fornetto a parlare, vai. Siamo arrivati al Antonino, come sushi e pare? c'è l'argomento amore. Vabbè, innanzitutto guardate, siamo tutte quante. C'è lui poverino che si vorrà dare una chiodata. Vabbè, Sara, Lucia, Antonio, Eleonora, piacere, Letizia, piacere. Maria Giulia. Maria, Via Luce che ha detto che le mie unghie sono brutte, raga, quindi ogni volta che Ma Dia qualcuno Luce dirà che perché sto non bella, c'è? gli vomito. Via Luce non gli piace il giapponese. Lui Luce. ne, a lui neanche, però per amore è No, sì, venuto. è una persona seria, insomma. Perché loro si amano, noi invece che siamo tre Ma merde. Tre sfigate, no, raga, no, 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 no,
No, da una non c'è la vera sentire male. Vacche nel senso. Infatti sì, ma che c'entra vacche? Non lo so, ma è uscita così perché c'ha ragione con l'istinto. Meno male che se magna. Mamma mia, infatti ragazzi, vado il cibo e ora mangerò e basta. Cioè non mi sentirete più. Guardate. Gnam, grazie. No vabbè, adoro. Comunque ragazzi, se iscrivetevi da quella che è proprio avvelenata, devi piacere un ragazzo, ok? Un ragazzo. Buona
Buonasera, raga, sono tornata a casa e volevo farvi vedere cosa mi ha portato Lucia. Cioè, ragazze, è stata be cioè, una bellissima sorpresa. A parte già conoscerla dopo tanto che ci parliamo, è stato stupendo. Ma poi, cioè, la cosa più bella è che lei ha pensato veramente a me perché mi ha portato dei prodotti non solo tipici pugliesi, ma fatti proprio da lei a mano. Questo proprio mi fa capire quanto lei comunque proprio ci tiene a me e ci teneva a conoscermi, e cioè io non mi aspettavo nulla e quando l'ho vista, cioè neanche sono riuscita tipo a ringraziarla come avrei dovuto, proprio perché avete presente quelle situazioni in cui non sapete come gestirle? Ecco, è stata una di quelle perché non me l'aspettavo. A parte, guardate la busta con Topolino, cioè parliamone, ma poi ora vi faccio vedere. Mi ha portato allora i taralli al, io li chiamo tarallucci, in realtà sono taralli, guardate quanti, ai finocchi. Poi mi ha portato questi che sono quelli dolci al vino, cioè veramente fatti tutti da lei, eh. Continuo a sottolineare questa cosa perché per me è assurdo. E poi mi ha portato questi che loro non mi ricordo come li chiamano, io li chiamo, diciamo, tonnarelli. Ci facciamo di solito a Roma la cacio e pepe essiccati, quindi questi durano fino a un mese. Poi mi ha portato, no, ragazzi, è incredibile questa busta, i carciofini sott'olio fatti sempre da lei con l'olio, mi pare, del padre, e anche i carciofi dell'orto del padre. E poi mi ha portato questi altri che dovrebbero essere sempre carciofi. No, vabbè, non si è regolata. Questa, la marmellata, la confettura di fragola, cioè, che è la mia preferita. Calcolate, io adoro la marmellata di fragole, fatta con le fragole, tutto biologico, limone e zucchero e basta. Le olive. Ed infine, altri carciofi. No, vabbè, raga, se no ci sto in fissa. Ah, ecco, la differenza dei carciofi, volevo dirvela, è che uno è praticamente non essiccato, però insomma non è sott'olio, quindi può essere utilizzato anche per condire la pasta, quindi il riso, così, mentre quelli sott'olio prettamente come contorno. Quindi, cioè, raga, mi ha fatto praticamente la spesa. Lucia, io sto a dieta! No, vabbè, raga, sono troppo felice, vi giuro. A parte che i taralli per me sono la cosa più buona in generale, ma poi mi piacciono tantissimo i carciofi. Io non so come faceva, e poi guardate, ve lo faccio vedere perché sennò sembra tipo che me la voglio lecchinare, ma vi giuro che non è così. Ah, comunque sì, è disperazione la mia casa, devo ancora piegare le coperte, lavare i piatti, però come sapete non ci sto mai. Guardate, marmellata alle fragole, quindi non vi prendo in giro, non sono una fake. Ecco, niente ragazze, mezzanotte passata, ora sento se tutte le mie amiche sono tornate a casuccio, dopodiché mi strucco, vado a dormire e inizierà la mia nuova giornata di lavoro. E domani palestra, che mi cambia scheda il personal trainer, quindi domani sarò arrivata a casa morta, sepolta. Niente, buonanotte, prendo le mie pasticchette per dormire, ci vediamo domani. Buonasera da un'amica che è andata in palestra e buon mercoledì. Come vedete cammino tipo storta così perché oggi mi hanno cambiato la scheda in palestra e sto morendo, però sono contenta perché più ho dolori e più vuol dire che sto lavorando. E devo andare appunto a cena fuori. Devo andare a cena fuori con Letizia. Cioè, voglio andare a cena fuori con Letizia. Anche se so che mi spetterà qualcosa di molto light. Sto cercando in tutto ciò, se vedete che giro, 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 la spazzola per i capelli, che non riesco a trovarla. E niente, vabbè. Vorrei dire che tipo mi pettino con le mani. Comunque, dicevo, mi hanno cambiato la scheda in palestra e sto veramente morendo. Oggi dovevo andare, tra l'altro, che è il compleanno di Lorenza, la mia amica, da lei, ma proprio non riesco a camminare, vi giuro, c'ho un dolore cane. Infatti Letizia mi viene a prendere sotto casa e mi riporta, perché sennò vi giuro non sarei uscita neanche con lei, perché veramente proprio non ce la posso fare a camminare. Detto questo, niente, appena mi pettino, magari riesco anche a essere pronta. Sulle labbra metterò un gloss. Ah, come una cretina mi devo andare a mettere il mascara. Quindi meno male che ho fatto il vlog, perché oggi non volevo farlo, visto che comunque sono stata a pranzo al McDonald's, ho mangiato l'insalata senza neanche il petto di pollo, quindi non era proprio da riprendere. E poi niente, dopo ho fatto una passeggiata al parco e dopodiché sono andata in palestra, dove mi sono uccisa veramente fino alle 8. Adesso sono tipo le 8:40 e sto aspettando appunto Leti.
Niente, ora mi metto il mascaruccio. Eccomi, sulle labbra sono ancora indecisa. Sì, ho la scollatura, raga, e mi dispiace per quelle che si sentono, non lo so, tipo violate a vedere una scollatura, ma purtroppo per loro io mi sto scollando perché finalmente sto vedendo dei risultati e quindi niente, mi piace scollarmi, cioè già mi piaceva prima perché comunque non ho un brutto seno, in più a maggior ragione adesso che comunque sto appiattendo qua perderò anche le tette, però ecco, per il momento ne approfitto che ancora ce l'ho e quindi le mostro. E niente, vabbè, comunque se riesco vi riprendo anche dopo che viene Leti e così almeno vi porto un po' con me, anche perché con Letizia, cioè ci vediamo tipo sempre, ma non riesco a vloggare mai. Ah, tra l'altro io e Letizia abbiamo lasciato scuola di salsa e mo ne stiamo cercando un'altra a Roma perché volevamo farne una, cioè volevamo comunque andarci a salsa, solo che non ci trovavamo più bene lì e quindi insomma abbiamo mollato, però non vogliamo mollare salsa ma solo quella scuola, quindi niente, mo siamo alla ricerca. Oggi devo chiamare ma non ho chiamato, mi sono scordata perché non ci ho avuto un attimo di tempo, quindi niente, non vedrete più salsa sta settimana semplicemente per questo, ma già dalla prossima ho prenotato una prova, quindi niente, già dalla prossima sicuro ci sarà un giorno di prova. Detto questo, niente, ora mi finisco di preparare, cercherò sta spazzola e ci vediamo sicuramente dopo. Oh, raga, finalmente sono con Letizia e riesco a fare un vlog, cioè vi rendete conto? È la nuova frontiera sta settimana, perché in poche parole Letizia mi sta portando in un ristorante che io ho evitato di andarci in tutti i miei 18 anni di vita. Andiamo alla parolaccia. Esatto, che vuoi dire che cos'è? Un locale, poi lo sanno i nostri accompagnatori. Vabbè, io non famoso di Roma. Io ci volevo sempre andare e finalmente ci vado anche io. In teoria ti insultano. Quindi tu insultano loro. Tu paghi per essere insultato. Ma a me invece trovano poi adesso. Esatto, quindi mo se mi dicono vacca cicciona, a merda meno a Marco. Per dire così. Immagini a me, ma cazzo devi dire? Oh, ma poi tipo si offendono, no? Noi girate verso Marco, spicciolisce il cameriere, ma sono stato io. È uguale, non vi chiamo l'amico nostro che ci ha portato. Vabbè, niente, comunque, anche se c'è gente che non capisce l'italiano, ci guardano così. Eccolo, vedi, col tassista. No. Vabbè, comunque siamo quasi arrivate. Se riesco dopo vi riprendo qualcosa, o se no vi racconteremo alla fine la nostra esperienza. Sì, perché tanto il lungo viaggio da Trastevere a Tiburtina, Mamma mia, Tiburtina. Ciao, vabbè, quindi ci vediamo dopo, che sennò sembro esaurita. Allora ragazze, eccomi qua, oggi è giovedì, non vi ho più raccontato com'è andata il ristorante La Parolaccia ieri, perché poi io e Letizia ci siamo messe a parlare in macchina, aiuto, e si sa, due donne insomma, non si zittano un secondo, soprattutto una come me, e quindi niente, in poche parole com'è andata, ci hanno dato delle troie ogni 3 secondi, delle zzz, perché lì è proprio così, cioè ti prendono a parolacce, maschi insomma, offendono così, però insomma si sa che è questo che si va incontro, però ti fanno morire dalle risate, ovviamente soprattutto se non sei preso di mira te. Comunque ci ritornerò, perché poi c'hanno dei piatti tipici romani e li fanno veramente molto buoni. Comunque io sono qui, che è ora di pranzo, ho staccato da lavoro, oggi volevo andare in palestra, però siccome mi hanno fatto la scheda nuova, ho ancora le gambe doloranti, quindi penso che ci andrò domani. E oggi riposo, poi dopo l'evento, quindi almeno mi posso docciare, edito un video così ve lo carico il vlog della scorsa settimana e niente, poi insomma mi doccio e vado all'evento e mi preparo. Comunque è ora di pranzo, ora voi direte che schifo quello che ti stai mangiando, ma ieri appunto ho mangiato i salumi con una fetta di pane e penso saranno stati 50 grammi di pasta, però era carbonara, quindi molto condita, molto food porn, e quindi niente, oggi dieta ferrea perché io sono così, devo recuperare le calorie del giorno prima. Quindi per pranzo cosa mi sto facendo? I funghi con i filetti di platessa, tutti rigorosamente bolliti. Infatti ora sarete disgustati da questa immagine, però tanto mo l'acqua evapora e rimarrà appunto solo funghi e platessa che è sotterrata, e io ne metto tantissimi di funghi perché tanto insomma la verdura fa bene, e poi condirò tutto con un po' di olio e sale a crudo. Niente, mentre tutto ciò si cucina io vado a editare, poi devo piegare i panni, guardate quanti sono, un incubo piegare i panni, e preparo
anche delle cosine che oggi mi vedo con Giulia, perché anche lei sarà all'evento. Gli avevo promesso di portargli delle cose Pixi, perché lei, mamma mia raga, ha visto il mio video, ho visto che voglio il primer Kat Von D e il prodottino di Benefit, subito si è proposta. Io già gli avevo detto che gli portavo i prodotti Pixi, ma proprio a maggior ragione mi devo sbrigare a portarli, perché sennò ci faccio pure una figuraccia. Già gliel'avevo promesso, in più mo lei mi dà anche delle cose, cioè te pare io che oggi non glieli porto? Ogni volta vi dico sì glieli porto, poi insomma non ci vediamo mai. Oggi finalmente con un evento ci vediamo e quindi glieli porto. Tra l'altro mi sono arrivati due pacchetti che non so cosa sono, quindi ora li andiamo a aprire insieme, li scopriamo. Allora, questo a sentirlo sembrano tipo dei cerchietti, dato che ho collaborato con un brand che fa cerchietti, penso sia arrivato il pacchetto. Bene, sì, sono loro, eccoli qua. Allora, ho preso queste orecchiette di Minnie, molto stile sirena, poi quest'altra che sono invece le classiche, questa fascetta molto trash leopardata per tirare indietro i capelli, soprattutto per la skin care, poi queste verdi acqua e il fioccone, poi ho preso queste che sono tipo verdi, vedete che hanno il fiocco fucsia, e poi quest'altra a gatto tipo arcobaleno. E questo è il primo pacchettino. In quest'altro ci dovrebbero essere i costumi, perché io ho dato una sbirciata a questo, ho barato, di un sito che si chiama Capse, bah, non lo so, vabbè, comunque è made in California, e sono tutti dei costumi, me ne hanno mandati veramente tanti. Eccoli qua, vedete, io poi ho molta fantasia nel sceglierli, ho preso tutti tipo floreali. Questo, dai raga, cambia acqua. Poi abbiamo questo rosso ed infine questo che non vedo l'ora di provare. Comunque questi 5 li vedrete sicuramente indossati in un video haul. Vi devo fare un video haul sia di miei acquisti di vestiario, sia insomma di prodotti ricevuti. E quindi questi sono i pacchetti che ho ricevuto. Tra l'altro è da tanto che ve lo dico, ma voglio fare un video declutter vestiti, solo che ho provato a registrarlo, ma indossarli tutti è veramente un casino. Quindi volevo sapere una cosa, ma se io tipo li distendo sul letto, ve li faccio vedere e vi dico ad esempio no, questo non lo tengo per questo, questo e questo, questo sì lo tengo per questo, questo e questo, e poi li piego, a voi dispiacerebbe? Perché indossati ci si mette veramente troppo, cioè calcolate, io tipo per registrare, fate conto, 10 capi indossati, insomma 30 minuti, perché devo mettermi bene inquadrata, devo farvelo vedere indosso, quindi è proprio infattibile, considerando che comunque avrò almeno 200-300 capi, cioè non può avvenire un video di 4 giorni. Quindi volevo sapere se invece li butto tipo sul letto aperti, e vi dico perché non mi piacciono, a voi vi piace l'idea oppure no? Fatemelo sapere se vi può interessare questo video. Detto questo, niente, ora vado ad editare e ci vediamo dopo. Pranzetto pronto, anche se non vi ispira, vi giuro, è buonissimo. Ho aggiunto l'olio e il sale, quindi non mi resta che mangiare. Ho fatto pure la rima, buon pranzo. Oh ragazzi, finalmente siamo arrivate, cioè quasi, dai, non proprio. C'è anche Sara, come vi avevo detto. Calcolate, lei è impegnata perché guarda per terra per non cadere. Io invece da subdola ho scelto l'unico pezzo della strada con i San Pietrini che sono tipo asfaltati. Mo parlo e faccio tipo così, no? E lei invece rimane lì a guardarmi. Comunque stiamo andando a un evento di Lotti London. Sara, ci vuoi dire tu che brand è? È un brand londinese, no, è un brand comunque britannico, e che è arrivato in Italia da poco, da relativamente poco, tipo da un annetto a questa parte, credo. Ed è fighissimo, ma lo vedrai. Cioè, è molto low cost. È molto low cost. Sì, io so che è molto low cost e che comunque ho utilizzato soprattutto in America e in, appunto a Londra. E quindi niente, mo siamo curiosi anche perché oggi viene una youtuber proprio del Regno Unito che presenta la sua nuova linea in collaborazione, perché dovete sapere che tutti i brand, tranne in Italia, collaborano con le youtuber, gli fanno fare delle linee, e invece in Italia c'è solo Cosmify che insomma non è che fa proprio fare delle linee, lasciamo perdere. Sì, infatti non so, addentriamo in questo discorso. E niente, vabbè, comunque appena arriviamo vi riprendiamo un po' il tutto. Mo siamo concentrate a non cascare e a rollarci per terra davanti a tutti. Ma la finisci, la finisci. In tutto ciò, ti ho preso alla sprovvista. Siamo arrivati all'evento, ci hanno appena
ci hanno appena fatto accomodare. In tutto ciò io sono seduta in questo tavolo dove ci stanno 300.000 bicchieri, però non è colpa mia questa volta, ve lo dico. Poi vabbè, qui c'è Giorgia che sta finta di non conoscermi. Giorgia si vergogna e io sono sobria, quindi immaginate dopo. E poi vabbè, ci stanno altre 3.000 persone che inquadreremo così. Perché è bella, la vita l'ho trovata, è capodavola. La blogger, sì, è bellissima. L'abbiamo vista, è top, c'è pure un fisico al contrario mio, raga, quindi io piangerò e chiuderò. Buonasera, buon venerdì. Allora, io mi sono scordata il mascara perché con le ciglia inutili che ho non si vede la differenza e delle volte mi capita di dimenticarlo. Come sempre anche oggi sto andando a 2 all'ora. Vabbè, ovviamente la mattina sono stata al lavoro, ma sono tipo le 6 e sto andando a pagare delle bollette. Guardate i secchioni, wow wow wow, che spettacolo. Vedete, c'è chi vi fa vedere Roma centro, io vi faccio vedere la periferia. Che bello. Comunque niente, a parte questo, sto andando a pagare le bollette mie, di mia sorella, insomma di mia madre, un po' tutto. C'è troppo sole, però vabbè, per fortuna. L'unica cosa è che quando c'è troppo sole per i vlog è tipo un'ammazzata. In tutto ciò, oggi dovevo andare in palestra, non vi vedo, ma non ci sono andata perché sto morendo, non riesco ancora a camminare, di conseguenza non ci vado. Detto questo, ci vediamo subito dopo che pago, anche perché io poi devo andare a fare aperitivo, mi sto imbarazzando, perché c'è gente, e con Letizia. Quindi insomma andremo a fare un po' una passeggiata su via Tuscolana, aperitivo, e se riesco faccio anche un po' di shopping. Quindi niente, vabbè, ci vediamo sicuramente dopo e vi aggiorno. Un bacio. Allora, sono arrivata su via Tuscolana, ora sono alla ricerca perduta di Letizia, che non la riesco a trovare, ma prima o poi la troverò. E niente, poi mi porto in un localino diverso dove non sono mai stata, quindi sono molto curiosa, anche perché ci vengo spesso sulla Tuscolana a fare aperitivo, quindi insomma vedremo. La staffa alla vaga perché io sto antipatica. Eccola, guardate dove mi ha portato, cioè raga, vogliamo parlarne? C'è anche questo che adorerò mangiarlo. Poi lei si è presa uno spritz e io il vino. Volevo prendere un drink, però insomma non mi sembra il caso, ancora presto, no? Vi dico solo che dopo andiamo a giocare a biliardo. Voglio vedere la Manni come gioca. Mamma mia, raga. Perché io sono esperta, però. Piero sta scoccia. No, ma che. Buon sabato, guardate come sto devastata. Comunque, niente, in poche parole, ieri sono andata a ballare di nuovo dopo l'aperitivo con Letizia al Factory con Valeria e Elisa. Mi sono divertita da morire, mi sono un po' lerciata, infatti sono tipo le 4 e io sto pranzando. E ora vi faccio vedere, ho ordinato da, mi sembra si chiama Carletto, per chi è di Roma, cioè raga, andate a mangiare là perché è top. Vi faccio vedere cosa ho preso. Pizza con salame piccante e wurstel. E poi qui, guardate, supplì e falafel. Io adoro i falafel, raga. Ora ne mangerò uno in diretta. Sono praticamente fatti con i ceci. Io lavoravo in un posto arabo che li facevano sempre. Era la mia cosa preferita in assoluto. Anche i dolci sono buonissimi. Comunque niente, ora mi metto e mangio. E anche perché sono disgustosa, ci vediamo sicuramente dopo. Buongiorno e buona domenica. Allora, ieri non avete visto praticamente nulla perché poi ho mangiato e mi sono cominciata a sentire male. Avevo mal di gola e brividi di freddo. Mi devo essere insomma un po' raffreddata. Oggi anche ho mal di gola, però appunto già avendo preso le medicine, ecco, già sto un po' meglio. E niente, è mezzogiorno più o meno, mezzogiorno e qualcosa, e quindi sto facendo il pranzo. E mi sto facendo questo qui, che è un pranzo veloce, ossia il pesce che è platessa con i funghi in acqua, vedete? Questo qui poi come sempre li faccio bollire e poi li condisco a crudo. Visto che insomma ieri ho mangiato molto pesante, direi che è il caso di mangiare poco oggi. E dopo pranzo andrò al centro commerciale con mia sorella. Comunque, a parte questo, volevo farvi vedere delle cose che mi sono arrivate. È arrivata la nuova linea di Nashi per l'estate, che ha all'interno uno shampoo, un balsamo protettivo per i capelli e uno spray da mettere appunto sui capelli
capelli per proteggerli al mare dal sole. E questo è il primo pacchettino che ho ricevuto, molto faico. Poi comunque i prodotti nostri costano un po', ma sono molto professionali. E poi all'evento io mi sono vista con Giulia e mi ha dato il primer di Kat Von D e il gel per le sopracciglia di Benefit, in più una confettura che ha preso appunto a Parigi. È stata molto gentile perché sapete che io questi due prodotti li avevo finiti e lei ha visto il video che me li volevo ricomprare e mi ha detto: senti, io non li uso, prendili. Quindi è stata molto gentile. E niente, oggi mi tocca fare pulizia. Vedete tutto questo disordine? Oggi lo devo mettere in ordine. Quindi ora inizio. Alla fine sono venuta a Porta, no, a Roma Est. Col pazzo e mia sorella e il ragazzo che adesso sta fuori a fumare, quindi... Chi vuole venire a fare la partita a Jurassic Park? Valerio oggi sta a 3000, io ho dormito male, quindi sono rincoglionita e non so come farò a tenerlo. Aiutatemi. Mi stanno rapinando. Aiuto. Veloce, vai Valè. Dai, e mo se n'è andato, andiamo via. Bravo. Allora ragazzi, dopo Roma Est sono venuta a casa di mia sorella, che sta facendo la vaga, non ci vuole parlare perché ha fatto i soldi. Quindi stanno di tutti che sei bellissimo. Oh mio Dio, sono un uomo mascherato. Comunque abbiamo comprato la pianta a mamma per fargli gli auguri perché oggi andiamo a cena fuori. Guarda, ma quale? Cioè, sono metà posto a lunghezza. Ma quale? E insomma oggi è la festa della mamma, quindi io e lei gli abbiamo fatto dei fiori e mo ve li faccio vedere. C'è anche il palloncino che è scritto auguri mamma, la scelti Valerio, vero? E poi vabbè, gli abbiamo preso una torta e mia sorella adesso sta scassinando. Scassinando, la sto vedendo. Guardate la precisione e la delicatezza nel tocco. Mo strappa la carta invece. Che figa. Ecco la tortina, vedete, è esaurita. Perché è carina, mi piace. Ti piace? Non ho capito perché te l'hai incartata tutta così. Ma vedi che non è grossa, è pure vuota. No, 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 perché sembrava enorme l'incarto. Vabbè, niente. Vabbè, lei è partita, gli abbiamo detto, mi raccomando, non siamo tanti, non la prendere grande. È uscita con questa carta immensa, ci ha messo paura. Invece alla fine è piccola, avete visto? Vale, mi presti il tuo? Allora, sono appena tornata a casa e niente, sono stata, come avete visto, a cena con mamma, l'abbiamo portata a cena fuori, insomma, gli abbiamo fatto i fiorellini, la tortina, è stata molto 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 felice. È vero che, come sempre, insomma, la mamma si deve festeggiare tutti i giorni, però secondo me anche queste feste servono proprio per dedicare un'intera giornata alla propria mamma. A me non importa se sono commerciali o no, queste cose non me ne frega niente, perché comunque è ovvio che la mamma va coccolata tutti i giorni, però se poi in più c'è la possibilità di farlo in un giorno specifico, perché no? E niente, vabbè, sono appena tornata a casa, sono stanca morta, quindi io direi di concludere qui il vlog, anche perché domani mi devo svegliare presto. Comunque guardate, l'allergia è quasi andata via, io e l'antistaminico ce la stiamo facendo. Niente, buonanotte, spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo.